Scorro appunto rapidamente, scusate lo scroll fastidioso, ma queste erano slide appunto che trattavano il 4.0, per arrivare al fatto che già nel 2017 erano presenti agevolazioni che sono tuttora attive, con un'aliquota un po' più ridotta rispetto ai primi anni, per beni che risultano essere sostenibili e 4.0. Quali sono questi beni? Eccoli. Sono macchine pensate per la deproduzione e riconfezionamento utilizzando materiali di riuso, sempre in ottica di automazione, in ottica di economia circolare. Questi macchinari devono permettere il recupero di materiale. E il componente, le notazioni a 1.7 piuttosto che a 2.8, 2.9 fanno riferimento alle tipologie normative presenti appunto in legislazione. I sistemi 2.8 sono componenti intelligenti per la gestione dell'energia. Sottolineo la parola intelligenti per consumi energetici, idrici e riduzione di emissioni. Perché intelligenti? Perché devono essere in grado, lo vedremo con una slide successiva, di agire sulla risorsa stessa, quindi non solo monitorare. E filtri sistemi 2.9 per il trattamento e recupero di aria, sostanze, olio, polveri, sono i classici filtri di abbattimento piuttosto che depuratori per le acque, trattamento dell'aria. Ad esempio, ultimamente stiamo per iniziare dei post combustori che permettono di abbattere attraverso la trasformazione eventuali inquinanti. Non è necessario forzatamente il recupero, un ulteriore approfondimento circolare di approfondimento ha detto che trattamento e o recupero di questi prodotti. Qual è l'agevolazione? Attualmente il 4.0 porta un beneficio del 20% come credito d'imposta su questa tipologia di beni. È necessario, in funzione della tipologia, non mi addentro con dei tecnicismi, che comunque il bene sia interconnesso e nel caso del punto 1.7 in più riceva istruzioni da remoto e quindi una ricetta, un pack program, un settaggio. Dal 4.0 si sta già parlando di un'evoluzione e quindi 5.0. E già qui intravediamo l'unione con l'aspetto green di sostenibilità. Nulla di ufficiale per il momento, però in modo ufficioso anche il ministro Urso si è espresso, il 5.0 mette al centro, dopo il 4.0, mette al centro l'uomo, la sostenibilità. Si parla di una filosofia umanocentrica, sia dal punto di vista di chi impiega queste tecnologie, chi chiaramente le subisce dal punto di vista ambientale, quindi tutto il contorno e il contesto ambientale. Quindi si va a unire alla digitalizzazione 4.0 tutta quella parte di sostenibilità di cui tratteremo stamattina. Per il 5.0 ancora non ci sono riferimenti normativi, si immagina che siano delle aliquote, vado a riprendere in qualche modo la vecchia misura del 4.0 con aliquote rafforzative, lo vedremo già in alcune misure che possono essere considerate test, alcuni bandi che sono stati emessi recentemente. È necessario per arrivare a parlare di sostenibilità e di green trattare dei prerequisiti. Dal punto di vista concettuale, dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista linguistico, per acquisire un vocabolario che è nuovo. Questi prerequisiti li troviamo in alcune normative. Perdonate, non voglio essere accademico, ma veramente sono prerequisiti fondamentali, anche per le aziende, e poi capirete perché. Quadri normativi di certificazione di carattere volontario in questo momento, ISO 14.000, 45.000, 50.001, sono dei sistemi di gestione che guidano le aziende a una valutazione, quindi un assessment aziendale e a un piano di miglioramento certificato da un ente terzo. La 14.000 sulla parte ambientale, 45.000 salute e sicurezza per il lavoro, 50.001 sistemi di gestione dell'energia. Che cosa significa? Lo capiremo tra un attimo.
Tutto ciò sono prerequisiti certificati che ci dicono che le aziende, qualora volessero, ripeto, in modo volontario aderire a questi sistemi di gestione, hanno attuato delle procedure verificate da terzi per un miglioramento nel settore, nella parte ambientale, di salute e sicurezza e di gestione dell'energia. Tutto ciò sta diventando un prerequisito importante e a tenderlo sarà sempre più per l'accesso alle agevolazioni, ma in ottica di sostenibilità e per chi è tenuto al bilancio di sostenibilità, diventano prerequisiti fondamentali per avere un rating di sostenibilità. Anche questo lo capiremo tra poco. Cosa si intende per efficienza energetica? Efficienza energetica è un concetto puramente ingegneristico. L'efficienza è una misura della capacità di un sistema, di un macchinario, di utilizzare l'energia, di convertire l'energia in un risultato. Quanto più è alto l'efficacia con cui io metto a fuoco, a buon esito, quell'energia, tanto più il sistema è efficiente. È l'esempio tipico quello di casa nostra. Se le pareti sono ben coibentate, la quantità di energia che entra, e quindi il riscaldamento va a buon fine e non viene dissipato. Si dice che il sistema è efficace, è efficiente. Quindi è un concetto misurabile dal punto di vista ingegneristico. Come dicevo, sistemi di gestione per l'ambiente, accennavo prima, è un percorso di certificazione, ricorda un po' quello che negli anni 80 si iniziava ad applicare nelle aziende l'ISO 9001. L'iter è identico, il 9001 è un sistema di certificazione per la qualità del processo. Bene, nel 9001 negli anni 80 era una norma di adesione di carattere puramente volontario, come lo sono queste, ma attendere è diventato un prerequisito stringente molto spesso per l'accesso a bandi o agevolazioni. Stesso iter lo stiamo verificando per questi sistemi di gestione, dicevo 14.001, 45.001 e 50.001. Una declinazione ulteriore di questo sistema di gestione è la carbon footprint, e quindi andare a valutare anche qui in modo misurabile qual è la quantità di emissioni che un processo produttivo in termini di CO2 comporta. Un'ulteriore declinazione è l'LCA, Life Cycle Assessment, e quindi capire nel ciclo di vita del prodotto qual è l'impatto che questo esercita nell'ambiente. La carbon footprint, detta anche GHG, ha uno scopo di studio non solo legato all'azienda in sé, ma all'intera filiera, e quindi si dice che quando si allarga l'indagine a tre livelli successivi, scope 1, scope 2, scope 3, ecco, a questo terzo livello si va a indagare qual è l'impatto, ad esempio, generato anche in subforniture o forniture di terzi o di fornitori collegati all'azienda. Life Cycle Assessment l'abbiamo già citato. 45 ISO 45.000 è un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, e va anche qui a analizzare quali sono, al di là degli obblighi normativi, la prassi, la volontà di miglioramento che l'azienda esercita. Molto interessante e ancora più importante ai fini della sostenibilità, l'ISO 50.001, sistema di gestione per l'energia, chiaramente va a monitorare, sottolineo monitorare perché deve essere misurabile quello che è l'uso che viene fatto nel processo produttivo delle risorse energetiche, anche di quelle di carattere termico, con consumi misurabili, andando a generare nello studio una analisi che viene fatta su tutti i parametri di utilizzo. Sottolineo che è una prassi, una certificazione che sta diventando necessaria, come dicevo prima, per la partecipazione a bandi, soprattutto nella pubblica amministrazione. Ci sono alcune società che hanno già l'obbligo di certificazione ISO 50.001. Il rating di sostenibilità è un
appunto un rating, quindi un indice che viene calcolato per le aziende. Si parla anche di rating ESG, Environmental, Society e Governance, quindi che va a trattare. Dicevo, il rating ESG è un rating quindi non, di carattere non finanziario, che però è uno degli elementi di valutazione anche a livello bancario, e lo diventerà sempre di più, lo vedremo fino alle PMI nei prossimi anni. Per la valutazione insomma, di sostenibilità dal punto di vista ampio di un'azienda, non solo di tipo economico, ma anche di prospettiva. Questo strumento, invece, è uno strumento fondamentale di calcolo rispetto a. E anche di credibilità rispetto a terzi all'interno della filiera. Molto spesso il rating viene chiesto perché una dei nostri fornitori o dei nostri clienti è all'interno di una filiera che necessita di rendere visibile quello che è il rating di sostenibilità, e anche le piccole aziende che sono fornitori o piccoli fornitori vengono chiamati a redigere quello che è il rating di sostenibilità. Ok. Questo porta al bilancio di sostenibilità. Il bilancio di sostenibilità è più complesso, è un rapporto annuale di carattere finanziario, e alcune società avranno già l'obbligo dal 2025 di redigerlo. Il bilancio di sostenibilità, come dicevo, è un bilancio vero e proprio, segue i criteri amministrativi del bilancio e esamina la parte non solo economica, ma ambientale e sociale. Chi è costretto a redigere nei prossimi anni il bilancio di sostenibilità? Le grandi imprese con più di 500 dipendenti dal 1 gennaio 2024. Dal gennaio 2025 il criterio diventa avere 250 dipendenti e o 40 milioni di fatturato e o 20 milioni di attività. Ulteriormente coinvolte saranno le PMI già dal gennaio 2026. Questo è un quadro estremamente allarmante. Ad oggi indagini ci dicono che tre aziende su quattro non sono consapevoli di questo tipo di misura, che sarà, ripeto, obbligatoria a tendere. Entro il 2026 coinvolgerà le PMI. La mancata redazione del bilancio di sostenibilità, come vedete, comporta sanzioni di carattere amministrativo tra i 20 e i 100 mila euro, ma ancora più di credibilità, quindi una mancanza di credibilità importante all'interno della filiera, nei fornitori, nei confronti del sistema bancario. Qui si ritorna un attimo sulla diagnosi energetica. Perché? Perché la diagnosi energetica è uno strumento di carattere ingegneristico. Anche questo ci dà una misura di quello che è l'utilizzo dell'energia. Quello che si arriva a fare attraverso la diagnosi energetica è mettere dei misuratori, quindi non utilizzare semplicemente i POD, i punti di erogazione energetica aziendali, ma andare a fare un'analisi a 360 gradi dell'utilizzo dell'energia, generando quella che si chiama una baseline, quella che vedete in rosso, che è una linea che ci indica qual è il consumo frazionato al quarto d'ora, ma ancora più ampio all'interno dell'anno. E questo ci permette di comprendere qual è la ratio con cui abbiamo utilizzato l'energia e chiaramente efficientarla. Uno degli altri termini di cui dobbiamo iniziare a essere consci, ripeto, su questi sono tutti i prerequisiti, li vedrete applicati nell'agevolazione dei bandi successivi. È il principio del DNSH, scusate, Do Not Significant Harm, che vuol dire che in sostanza non devo dichiarare che l'attività, il futuro bene che acquisirò o il progetto che andrò a realizzare attraverso la misura agevolativa non è di impatto significativo per l'ambiente. Come lo si fa a comprendere? Questa è una dichiarazione, di solito è una dichiarazione di dato notorio affiancata alla prassi, alla pratica agevolativa, sottoscritta molto spesso dal legale rappresentante, ma come si fa a dire
che in qualche modo si rispetta il principio del DNSH. Bene, è stata redatta una checklist molto particolarizzata, in cui in funzione della misura e del tipo di intervento uno può spuntare punto per punto, quindi fare una sorta di atto di autoconsapevolezza rispetto a quello che è il tipo di impatto che il bene o il progetto va a realizzare, se si tratta di un nuovo edificio, l'acquisto di nuovi mezzi piuttosto che di un nuovo macchinario. Il principio di DNSH deve essere sottoscritto, come vedrete, per gran parte delle misure agevolative che vedremo di seguito. Altro acronimo su cui dobbiamo iniziare a fare abitudine è il CAM, Criteri Ambientali Minimi. Questi sono una serie di principi di qualità ambientale che devono essere soddisfatti per la partecipazione come fornitori, molto spesso le pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni o alcuni bandi richiedono il rispetto del CAM da parte dei beni e dei servizi proposti dal fornitore. Bene, ora che abbiamo fatto un rapido scroll su quelli che sono i concetti comuni del tema di sostenibilità, proviamo a vedere quali sono le misure agevolative. Abbiamo già visto la parte 4.0, il credito d'imposta, e c'è una parte importante dedicata ancora agli investimenti in ricerca e sviluppo. Il credito d'imposta ricerca e sviluppo è stato una misura agevolativa molto importante negli anni scorsi, sta andando a scemare, lo vedete dalle aliquote, che sono intorno al 10-5% per i prossimi anni. Che cosa vai a interessare? Tutte quelle attività che le aziende vanno a realizzare appunto in ricerca e sviluppo, intesa come realizzazione di prodotti o processi nuovi in senso globale. Innovazione tecnologica è un miglioramento di un processo produttivo interno, così come il concetto di design. Tutte le forze uomo che si mettono nella realizzazione di questi progetti possono avere un'agevolazione di questo carattere, 10%, 5%. Chiaramente devono essere dettagliate con un progetto definito, con delle timeline e dei timesheet del personale coinvolto. Stessa cosa vale per innovazione tecnologica, innovazione in ottica 4.0 e green. Anche i progetti, di qui la slide all'interno di questo webinar, transizione green, hanno questo tipo di agevolazione. Stessa cosa per formazione 4.0. La formazione 4.0 si estende verso il concetto del 5.0, quindi quello che era ed è stato negli anni scorsi un'agevolazione per le ore uomo del personale che partecipava alla formazione per nuove competenze sulla digitalizzazione, ed era un'agevolazione importante perché poteva coinvolgere diverse figure all'interno dell'azienda con un credito d'imposta, anche questo ottenibile in una sola misura all'interno dell'anno, si estenderà alla parte green e di sostenibilità. Quindi tutto ciò che verrà fatto, non è ancora certo, ma se ne sta già parlando, in ottica di sostenibilità, come formazione all'interno dell'azienda, potrà avere un credito d'imposta. Quelle che vedete al momento sono le vecchie aliquote legate alla formazione 4.0 per la formazione fatta nel 2022. Siamo in attesa che venga riproposta questa misura. La nuova Sabatini, anche questa è una misura agevolativa in sostanza, la parte di interessi di finanziamento nella realizzazione di nuovi investimenti, ha un beneficio del 2,75 oppure del 3,75 per investimenti di carattere 4.0. Stiamo aspettando la versione green. Ripeto, parte di questi incentivi hanno la vecchia dicitura legata al 4.0. Stiamo aspettando che vengano riproposti e declinati appunto nella parte green con questo tipo di indici. Per il sud è previsto un rafforzativo del 5,50%. Certificati bianchi. Sono una misura ormai datata, ma pur sempre efficace. È un titolo di credito, viene erogato dal gestore,
dagli gestori dei servizi energetici attraverso una valutazione di un processo, per cui non è una misura automatica, ma è valutativa. Il titolo viene emesso attraverso un portale e c'è un vero e proprio così, portale, mercato di scambio di quello che è il titolo di efficienza energetica. Questa è una schermata risalente a quest'estate in cui si vede qual è la quotazione attualizzata. Quindi c'è la possibilità di scambiare questo titolo o monetizzarlo. Un argomento caldissimo è quello delle comunità energetiche rinnovabili. Perché? Perché se ne sente parlare da mesi, vedo che alcune anche delle domande che sono pervenute, di cui tratteremo nel desk, vanno a toccare questo argomento. Siamo in fondo al tunnel, pare, nel senso che dovrebbe uscire a brevissimo, ma lo stiamo dicendo da tempo, il decreto attuativo con le aliquote finali che danno e daranno indicazioni su quelli che sono i benefici agevolati. Qual è il quadro attuale normativo? Le comunità energetiche rinnovabili, intanto, cosa sono? Sono un'entità di carattere giuridico, giuridica, per cui insomma deve essere formalizzata con tanto di statuto e creazione di un soggetto giuridico, vedremo poi quale. È basata su una partecipazione aperta e volontaria su un territorio per la produzione, l'autoproduzione e il consumo di energia. Si parla, adesso c'è questo nuovo neologismo che è quello dei prosumer, quindi chi produce e chi consuma energia. Può essere costituita da persone fisiche, PMI o enti locali. Gli impianti devono essere praticamente sotto un'unica cabina dal punto di vista dell'allacciamento energetico. Ha un beneficio ambientale importante perché chiaramente produrre e consumare energia a chilometro zero ha un vantaggio importantissimo, anche semplicemente per il fatto che non si dissipa energia nel trasporto. È un concetto banale, ingegneristico, il trasporto di energia porta dissipazione. Il decreto prevede un intervento di incentivazione per chi si associa. Dal punto di vista delle tariffe dell'autoconsumo, sia per l'energia prodotta che per l'energia autoconsumata. E anche qui è l'elemento su cui stiamo aspettando, in qualche modo, cifre precise del decreto attuativo. Sicuro è questo: c'è uno stanziamento importantissimo di 2 miliardi e 2 a fondo perduto fino al 40% per le comunità, dei comuni con fino a 100.000 abitanti. Per cui la realizzazione di comunità energetiche all'interno di queste piccole realtà è fortemente incentivata, anche semplicemente nell'installazione. Qual è la forma con cui realizzare una comunità energetica dal punto di vista giuridico? Può essere un'associazione, un ente del terzo settore, una cooperativa, al momento è la forma preferita, anche perché l'idea di per sé è veramente cooperativa, considerate che la comunità energetica ha una vita di 20 anni, dovrà essere gestita per 20 anni con la possibilità di entrare e uscire dalla comunità energetica. Sicuramente il concetto di produzione è veramente cooperativo. Una cooperativa benefit, consorzio, anche questa è un'ottima possibilità dal punto di vista della forma giuridica, partenariato, organizzazione non profit. Dicevo, i benefici sono chiaramente di carattere ambientale, quindi stimola la produzione a chilometro zero di energie. Economica, perché c'è un ritorno economico importante per chi partecipa alle comunità energetiche. C'è un aspetto anche sociale, perché appunto si crea comunità da questo punto di vista e volontà di partecipare. Pensate solo che per realizzare queste comunità energetiche è necessario veramente fare riunioni collettive, quindi in sostanza grandi riunioni di condominio estese al territorio. Per chi fa parte della comunità energetica c'è una gestione di tipo monetario e finanziaria che va fatta, oltre che contabile nella contabilizzazione dell'energia prodotta e consumata. Questo processo di realizzazione di comunità energetica, vedete, non è semplice. C'è una parte progettuale e ingegneristica di identificazione delle aree, delle falde, delle zone sulle quali installare gli impianti che
banalmente si considerano normalmente fotovoltaici, ma potrebbero non esserlo. Se ritorniamo alla slide precedente, vedete nell'immagine che vengono riportati altri elementi come produttivi, ad esempio l'eolico, e altri elementi di sistema importanti che sono gli accumulatori. Vedete che ci sono delle stilizzate delle piccole batterie, perché chiaramente poter accumulare energia per utilizzarla laddove, quando non la si producesse, è importante, ad esempio nei periodi notturni. Così come è importante la partecipazione di produttori e consumatori che abbiano timing diversi nel consumo dell'energia. Quindi andare ad abbinare aziende private, aree commerciali che hanno necessità energetiche diverse. Questo permette di fare un consumo distribuito e uniforme e ottimizzato dell'energia prodotta. Qui vediamo già, i benefici economici di autoconsumo sono evidenti. Anche qui ho messo in evidenza il concetto del DNSH, che è uno degli elementi fondanti di questo tipo di agevolazione. C'è un ritorno economico importante in funzione della dimensione di impianto della comunità energetica. C'è un contributo, dicevo prima, importante per i piccoli comuni fino a 5.000 abitanti, un fondo perduto al 40%. Che cosa viene agevolato? Quali sono le spese ammissibili? Non solo la realizzazione degli impianti, ma anche la fornitura e posa in opera, l'acquisto di installazioni macchinari, le opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento, la connessione alla rete elettrica, gli studi di fattibilità e prefattibilità, le progettazioni, le indagini geotecniche, la direzione dei lavori sulla sicurezza, tutti collaudi tecnici e tecnici amministrativi, nonché le consulenze. In pratica, l'intera installazione dall'inizio alla fine. Una delle domande tipiche è: ma possono accedere anche impianti esistenti alle comunità energetiche? Credo fosse una delle domande anche presentate da chi ci seguirà poi nel desk. Sì, chiaramente la misura incentiva la realizzazione di nuovi impianti, per cui è ammessa la presenza di impianti esistenti in una quota massima del 30% e impianti che sono entrati in esercizio dal 1 luglio 2021. In particolare sono inclusi tutti quelli, sapete che la realizzazione di nuovi edifici comporta necessariamente la realizzazione anche di una quota di parte di energia rinnovabile, quella è totalmente ammessa. Una misura poco conosciuta, ma altrettanto interessante, è il conto termico. Che cosa va ad agevolare? Cose diverse in funzione che venga attuata da una pubblica amministrazione o da privati. Si va ad agevolare, nel caso della pubblica amministrazione, l'investimento di efficientamento di involucro termico, oltre che di impiantistica. Nel settore invece dei privati, semplicemente la sostituzione in modo efficientante di impiantistica. Che cosa si ottiene? Per le piccole imprese, un 65% dell'investimento ammissibile, a scendere 55-45% fino alle grandi imprese. Questo concetto di agevolabilità scalare lo vedrete in altre misure, in diverse misure. Gli incentivi vanno ad agevolare la demolizione e ricostruzione di edifici verso il concetto di energia quasi zero di utilizzo e emissione, 40% di isolamento pareti, 50% in zone climatiche particolarmente rigide, in cui è più importante l'efficientamento, e via dicendo. Queste sono le schermate del portale. Vedete che questo è lo schermato dedicato alle imprese e privati, e vengono incentivati per lo più impianti, pompe di calore, caldaie, solare termico, impianti ibridi, e via dicendo. Questo è il portale dedicato alla pubblica amministrazione e qui vedete che invece l'agevolabilità si estende agli involucri, agli infissi. Rende questa misura giustizia rispetto al fatto che l'ecobonus che ultimamente è stato ampiamente fruito da parte dei privati non ha avuto un corrispettivo sulla pubblica amministrazione.
Bene, il conto termico da questo punto di vista va ad agevolare gli stessi termini rispetto all'ecobonus, traslato però per la pubblica amministrazione. Da questa slide in poi proviamo a alzare un po' lo sguardo e ci rivolgiamo a misure di carattere europeo. Questo è il piano per la transizione ecologica, vedete che è una mappa nella quale non entrerò in dettaglio, l'ho riportata giusto per avere un'idea di quello che è il quadro più alto del programma verso la sostenibilità. Vedete che va a coinvolgere l'Italia, l'Europa, ma addirittura l'ONU, l'agenda ONU, e va a toccare il clima, la biodiversità e le risorse. Questo si va a declinare in altre misure che a cascata in qualche modo riceviamo a livello italiano. Si parla tra le tematiche chiaramente della decarbonizzazione, della mobilità sostenibile, del miglioramento dell'utilizzo delle risorse fino alla produzione dell'idrogeno. Quindi vengono incentivati, tematica che credo che oggi non interessi, sia un po' fuori fuoco, però tutta la parte di incentivazione della produzione di idrogeno. Di questo che cosa ci va a toccare? Beh, c'è tutto un piano di transizione ecologica che appunto si sta attuando, vedete punto 1, idrogeno, eccetera, eccetera, che arriva però anche a toccare punti zonali, addirittura la rinaturalizzazione di alcune aree, come ad esempio il Po, in prospettiva misure per addirittura la gestione del rischio sul territorio. La produzione di biometano, insomma, tutte opere che sono in corso di attuazione. Perché ve lo dico? Per indicare il fatto che c'è moltissimo fermento, siamo all'inizio di un'onda importante di agevolazione. Rispetto al piano, vecchio piano 4.0, in cui le misure erano in qualche modo sistematiche, queste sono misure in questo momento a finestra, a presentazione, a sportello. Per cui variano di volta in volta, ne vedremo alcune a brevissimo, che sono già in fase di completamento di chiusura. Questo è il portale Italia Domani, sul quale potete navigare per avere la visibilità in tempo reale di quelle che sono le misure già chiuse, quelle ancora in essere o quelle che stanno arrivando. Attraverso un menu a tendina si può selezionare quello che è l'argomento, in questo caso la transizione ecologica o la cosiddetta rivoluzione verde, e si vedono tutte le misure attuative, tutti i bandi e gli avvisi per lo più collegati al PNRR. La misura principe, della quale si parla, principe perché è veramente caldissima in questo momento, è quella dei parchi agrisolari. Che cosa prevede per il settore agricolo? Per agricolo intendo aziende produttive, quindi primarie, ma anche di trasformazione agricola, un 80%, per esempio, faccio un esempio, abbiamo seguito diversi mulini, rientrano all'interno della filiera, sono imprese che hanno un importante impiego di energia che stanno beneficiando di questa misura. Si ottiene un 80% a fondo perduto per impianti destinati all'autoconsumo, ma anche condiviso. Questa è una novità, vedremo dopo un quadro di riferimento di confronto tra l'agrisolare 22 e 23, il fatto che sia ammessa anche una quota per la parte condivisa e ritorno al concetto di comunità energetiche è totalmente una novità. Un 30% a fondo perduto invece per chi fa solo vendita, anche qui viene chiaramente agevolato chi la utilizza in primis l'energia. Stessa cosa per le imprese di trasformazione. Questo è il confronto tra le edizioni 22 e 23. Novità importanti. Beh, la potenza di picco che si è raddoppiato. Abbiamo bisogno di fare installazioni rinnovabili, quindi da 500 kilowatt di picco si arriva ai 1000 kilowatt di picco, l'aliquota premiante è cresciuta e è previsto oltre all'autoconsumo un consumo condiviso, come dicevo. Una misura di cui si sta parlando e dovrebbe distinguersi, dovrebbe perché in realtà manca qui la parte attuativa, è l'agrivoltaico.
Qual è la differenza tra l'agrisolare e l'agrivoltaico? Che l'agrisolare è destinato in qualche modo a installazioni su edifici, l'agrivoltaico su diciamo, il tessuto anche sul territorio, quindi permetterebbe l'impiego anche di terreni agricoli. Lo stanziamento è importante, le aliquote sono le medesime, cambia la tipologia di prassi perché è chiaramente più impattante dal punto di vista ambientale. E quindi è necessario fare una valutazione preliminare dell'impatto e l'ammissibilità nella zona e sul terreno. Su terreni agricoli, ecco, coltivazioni. Ecco, è importante il fatto che, proprio perché non si sprechi la risorsa agricola, sia abbinata comunque una coltivazione di prodotti sottostanti. Una misura altrettanto importante nella parte agricola è l'abbandonamento del parco macchine. Lo stanziamento, perdonate, è riportato dalla Regione Lazio, ma per il Veneto è analoga. È un vecchio dato che è rimasto dalla vecchia trattazione per la Camera di Commercio del Lazio. Ciò a dire che però insomma, lo stanziamento sul territorio delle diverse regioni è veramente importante. Stimola le imprese alla sostituzione di attrezzature e macchinari in ottica di innovazione e miglioramento. Vedete anche qui che sottolineo il fatto che è fondamentale il rispetto al DNSH e quindi era un prerequisito importante a comprenderne il concetto a monte. Si va a sostituire macchine attrezzature, è un finanziamento a fondo perduto, addirittura per il settore agricolo, zootecnia, la sostituzione di veicoli fuori strada. Le aliquote sono incentivanti ulteriormente rafforzate per i giovani agricoltori, toccando l'80% dei costi emissivi. Un altro piano che prevede insomma, aspettative importanti e Coesione Italia 21-27. Anche qui sono fondi che arrivano a livello europeo e prevede una dotazione finanziaria di 5,6 miliardi che via via si va a declinare come con quelli che vengono conosciuti come declinati come il post-FESR e quindi tutte quelle misure regionali che vengono alimentati a questo fondo, con una prospettiva che arriverà fino al 2026. Viene riportato, giusto per conoscenza, il bando investimenti sostenibili 4.0 per il Mezzogiorno, perché vi dicevo, è il primo in ottica un po' 5.0. L'ho riportato proprio perché ne attendiamo altri, non solo per il Mezzogiorno. Questo bando è stato attivato durante l'estate scorsa. Che cosa va a incentivare? Ecco perché il 5.0, perché va ad incentivare azioni per progetti, dice, rispettosi dell'ambiente e dell'utilizzo efficiente delle risorse, miglioramento energetico delle imprese e poi il vecchio 4.0, programmi per trasformazione digitale, ovviamente. Lo stanziamento anche qui è discreto, sono 400 milioni di euro, ma pensate per il mezzogiorno è una misura sicuramente importante. Le spese ammissibili importanti, dai 700 mila ai 5 milioni per progetti avviati dopo la presentazione della misura e completata in 18 mesi. Perché cambia un pochino il paradigma ed era importante? Perché è un progetto, è uno stanziamento di carattere valutativo. E quindi non è una misura automatica come il 4.0, ma bisognerà sottoporsi a una valutazione del Ministero, a seguito del quale viene fatta l'erogazione. Importante perché si ha la certezza dell'efficacia dell'erogazione, quindi diversamente dai crediti, ad esempio 4.0, che possono essere soggetti a ispezione successiva, una verifica successiva della bontà della compliance 4.0, qui viene fatta una prevalutazione. Sembra che l'ottica 5.0, quindi l'agevolabilità di progetti legati alla sostenibilità, saranno in futuro sempre più soggetti a valutazione preliminare. In evidenza l'invio della domanda la data del 18 ottobre.
Altra misura fanno per il sostegno alla transizione industriale. Qui è specificamente in funzione di alcuni codici Ateco, sull'intero territorio. Quindi le agevolazioni concedibili sono in funzione al tipologia di investimento e in funzione al regime agevolativo selezionato, oltre che alla tipologia, appunto, dicevo, di codice Ateco dell'azienda. Viene anche qui finanziata una maggiore efficienza energetica e un uso efficiente delle risorse. Molto importante tipologia di oggetto agevolato. Sono progetti dai 3 ai 20 milioni, per cui si parla di realizzazione di veri e propri nuovi stabilimenti e processi produttivi. 36 mesi di tempo per la realizzazione del progetto. Anche questo di carattere chiaramente valutativo. Un'altra misura poco conosciuta, ma molto utile a mio avviso, è il voucher per l'Innovation Manager. Che cosa prevede? Prevede una agevolazione sotto credito, sotto voucher per le imprese fino al 50% nell'ingaggiare una figura di comprovata esperienza nell'innovation management, e per innovation management intendiamo non solo la guida verso processi innovativi, ma chiaramente anche di carattere sostenibile. Cioè dire che attraverso questo voucher si può pagare il costo, il 50% del costo, fino a 40.000 euro, di un innovation manager che faccia consulenza all'impresa durante un percorso distribuito nel tempo. Quindi un temporary manager, in qualche modo, che guidi l'azienda a innovarsi anche in ottica di sostenibilità. Quindi tutte quelle misure di cui abbiamo parlato prima possono essere guidate, introdotte, aiutate da figure esperte. Chi sono gli innovation manager? C'è un albo dedicato del Ministero, c'è stata una prima edizione nel 2019. È stata aggiornata a settembre di quest'anno, una lista di figure di nomi che hanno comprovata esperienza nel settore dell'innovazione con le singole declinazioni, chiaramente, perché innovazione è un termine molto ampio. È diverso fare innovazione nel settore farmaceutico piuttosto che fare innovazione nel settore alimentare o meccanico o agricolo. Per cui individuato la figura con le competenze necessarie, il voucher si fa richiesta in modo preliminare presentando il progetto e presentando qual è il soggetto col quale si andrebbe a spendere il voucher, permette di portarsi in casa le competenze che altrimenti l'azienda difficilmente ha. In ultimo, una misura che apparentemente sembra così, non omogenea con quello che abbiamo presentato sinora, ma invece vedrete ha delle affinità ed è il nuovo Patent Box. Il nuovo Patent Box va ad agevolare fino a un beneficio del 30,79% sui IRES e IRAP chi ha proprietà intellettuali. Cosa si intende per proprietà intellettuali? Brevetti. Quindi chi riesce a avere, non solo brevetti, scusate, per esempio anche software registrati. Avere una proprietà intellettuale riconosciuta permette di recuperare i costi per l'ottenimento della stessa in un'ottica retrospettiva di 8 anni, per cui si possono recuperare i vecchi costi sostenuti negli ultimi 8 anni prima del riconoscimento della proprietà intellettuale. Qual è il beneficio ulteriore? Il fatto che questo tipo di riconoscimento viene rinnovato in qualche modo di anno in anno, per cui segue in qualche modo l'evoluzione del patent, della proprietà intellettuale. È una misura non semplicissima da attuare, per cui chiaramente non si può fare in qualche modo spontaneamente, serve in qualche modo essere affiancati da un professionista o un commercialista, però è sicuramente poco conosciuta, ma il beneficio può essere importante. Perché ve la porto? Perché chiaramente molte aziende stanno registrando proprietà intellettuali
sia dal punto di vista brevetti, torniamo al discorso dell'unione tra innovazione e sostenibilità, sia dal punto di vista di realizzazione di software, di piattaforme per l'efficientamento. Penso all'efficientamento della logistica, penso all'efficientamento dei servizi energetici, penso all'efficientamento aziendale in generale. La parte di digitalizzazione di software, abbiamo visto, è ormai imprescindibile, è la base. Bene, allora, per chi abbia proprietà intellettuali riconosciute in questo ambito, molto importante poterle vedere agevolate attraverso il patent box, il nuovo patent box. C'è una domanda, non so se ha Quindi, tempo, dottor Colli, di rispondere, poi inizieremo con l'altra sessione. Uno dei relatori appunto chiede se è giusto affermare che il patent box è cumulabile con il bando brevetti più, sempre che il totale delle agevolazioni concesse non superi i costi sostenuti. Ecco, non so se vuole rispondere già adesso oppure sì, nella. è corretto. Prima ancora mi scuso con chi insomma lamentava che lo scorrimento era troppo rapido, ma capite bene che il materiale e la quantità di misure in un'ora quelle sono. So che verranno condivise, metterò a disposizione sicuramente le slide come prassi e comunque rimaniamo a disposizione per eventuali approfondimenti in un secondo tempo. Per quanto riguarda la domanda su patent box, è corretto, tutte le misure agevolative non possono mai essere superiori al costo sostenuto, fa eccezione il super bonus 110%, ed è una novità, come dire, singolare, ma è appunto come tale rimane quella. Tutti i concetti di agevolazione fanno sì che più misure possono essere cumulabili, bisogna verificare sempre la cumulabilità reciproca dell'una e dell'altra misura. Nel caso del bando brevetti e del patent box è corretto. Faccio anche un'ulteriore precisazione: bisogna discriminare che cos'è ammissibile all'interno del patent box e che cosa è ricerca e sviluppo, però quella è una sfumatura sottile, e la risposta è sì. Ecco, vedo poi c'è una seconda domanda che riguarda invece il Voucher Innovation Manager. Ecco, un utente chiede se si potrebbe avere anche qui in chat il link diretto su dove reperire l'informativa, non so se. Lo avrete nelle slide, l'ho messo appositamente, per cui insomma, cliccando sulla slide c'è il link diretto al sito. Perfetto. Se no lo riprendo e lo metto in chat. Benissimo, e d'accordo. Allora mi pare che per il momento non ci siano altre domande. Allora io direi, ora ringrazio appunto chi ha partecipato a questa prima sessione. Per chi invece si è iscritto anche al desk che riguarda la seconda parte della giornata, ecco, chiedo gentilmente appunto di uscire da questa. Sì, da questo link, da questa stanza e di entrare invece con il secondo link, che avete.